Ci ritroviamo anche questo weekend con What's Up on Spazio Games, la nostra videorubrica in cui facciamo il punto sulle novità più interessanti della settimana. Questa settimana PlayStation 4 ha visto il debutto del firmware 3.50 che ha introdotto alcune interessanti novità. Oltre alle feature legate alla lista amici che vi consentono di apparire anche offline in caso non vogliate essere disturbati, è disponibile lo streaming della console su PC e Mac. Significa che armandovi di DualShock 4 potrete giocare i titoli della console Sony vedendoli sul monitor del vostro computer anziché sull'abituale televisore. La compagnia nel frattempo deve anche preoccuparsi del servizio PlayStation Plus. Secondo un sondaggio proposto ai consumatori, infatti, nel giro di 4 anni il livello di gradimento è passato dal 95% di abbonati soddisfatti a oltre il 65% di insoddisfatti. Una statistica che effettivamente riflette anche le opinioni condivise dai nostri lettori, recentemente insoddisfatti dai giochi proposti nella Instant Game Collection. In settimana abbiamo anche assistito ad un rumor sulle tanto chiacchierate nuove console, stroncato sul nascere. Il curriculum di un dipendente Microsoft riportava infatti il nome di una fantomatica Xbox Next, che è stato però subito smentito dalla casa di Redmond. Abbiamo trovato tra i protagonisti di questi giorni anche Naughty Dog. La compagnia autrice di Uncharted 4 Fine di un ladro non ha escluso un possibile Uncharted 5, ma solo se realizzarlo fosse un altro studio. Secondo Neil Druckmann, infatti, sarebbe divertente giocare ad un episodio di Uncharted, a patto che il prodotto sia di qualità e coinvolga in qualche modo il suo team in quanto autore della serie. In caso nessuno voglia raccogliere l'eredità di Naughty Dog, ha aggiunto lo sviluppatore, allora Uncharted 4 chiuderà la saga. Per una saga che termina, però, potrebbe essercene una che continua. È il caso di The Last of Us, con lo stesso Druckmann che ha dichiarato che prima di concentrarsi sulla nuova avventura di Nathan Drake, lui e Bruce Straley stavano lavorando ad alcune idee legate all'universo di Joel ed Ellie. Terminati i lavori sui DLC di Uncharted 4, Naughty Dog pensa quindi di riprendere in mano i prototipi e vedere cosa ci sarà nel futuro di The Last of Us. Qualsiasi sia il prossimo progetto del team, i ragazzi di Naughty Dog sono fiduciosi e nonostante l'ottimo livello grafico che abbiamo visto nei recenti gameplay di Uncharted 4, dichiarano di essere convinti di poter fare anche meglio su PS4. In settimana si è fatta sentire anche Capcom, con il producer Yoshiaki Hirabayashi, che ha parlato dei lavori in corso sul remake di Resident Evil 2. I lavori, anche se silenziosamente, stanno procedendo e lo stesso sviluppatore ha fatto sapere che l'intento più importante è quello di riuscire a mantenere intatta l'atmosfera del gioco originale. Il titolo inoltre imparerà dagli errori commessi in Resident Evil 6, almeno secondo Hirabayashi, che ha chiesto ai fan un po' di pazienza per la release. Abbiamo avuto modo di discutere anche un'indiscrezione davvero interessante che però vi invitiamo a trattare come una voce di corridoio in quanto priva di conferme ufficiali. Secondo un insider, infatti, il nuovo God of War avrebbe come scenario la mitologia norrena ed il protagonista, che potrebbe essere Kratos o uno tutto nuovo, si ritroverebbe anche nel Valhalla. Un'idea lontana dalle ambientazioni dei vecchi episodi che potrebbe però stimolare la fantasia dei fan. Visto che parliamo di esclusive, passiamo anche ad una targata Microsoft con l'annuncio della data d'uscita di Gears of War 4. L'appuntamento con l'opera firmata da The Coalition è stato fissato infatti per il prossimo 11 ottobre. Appuntamento anche con la open beta di Doom, che si svolgerà dal 15 al 18 aprile e che potrete semplicemente scaricare ed avviare sulla vostra piattaforma nel ventaglio di date indicate. In quest'ultima potrete provare le modalità Deathmatch a squadre e Via della Guerra nelle mappe Alto Forno e Infernale. Arrivano novità anche per Final Fantasy XV, con il Director che ha diffuso alcuni dettagli confermando che sarà presente una modalità New Game Plus. Grazie a quest'ultima potrete quindi cominciare una nuova avventura mantenendo i progressi che i vostri personaggi avevano fatto nella precedente. Abbiamo anche appreso che le vostre esplorazioni non saranno minate da caricamenti qua e là e che non ci saranno tomberri ostili. Lo stesso Hajime Tabata ha anche svelato che la data di release è stata decisa già nel 2013, ha fatto sapere che il gioco si aprirà molto presto all'open world e che avremo anche delle opzioni di dialogo tra cui destreggiarci. Square Enix ha discusso anche di Final Fantasy VII Remake, facendo chiarezza sulla sua natura episodica. Non si parla infatti di un gioco a capitoli in stile Telltale, quanto piuttosto di una serie di diversi videogiochi, un po' come è stato Final Fantasy XIII. In totale ci saranno 3 episodi da 30 ore circa ciascuno. Se siete nostalgici però sappiate che Yoshinori Kitase ha fatto sapere che non ci sono elementi intoccabili e che il team deciderà se e cosa cambiare rispetto all'originale. Infine, abbiamo fatto un vero e proprio tuffo nel passato con l'annuncio di Fear Effect Sedna, per il quale è stata aperta la campagna Kickstarter.
L'obiettivo degli sviluppatori è ottenere 100.000 euro per finanziare il progetto, che sbarcherà su PC. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Fear Effect era il 2001, quando uscì il secondo e fino ad allora ultimo capitolo. Anche per questa settimana è tutto, appuntamento al prossimo sabato per una nuova puntata di What's Up on Spazio Games.